abbiamo 27 comuni certificati, vale a dire 27 amministrazioni comunali che hanno dovuto seguire delle procedure selettive importanti e complesse e che ci mette di fronte a un livello di attenzione turistica non solo nazionale ma internazionale, in quanto il nostro è un brand particolarmente riconosciuto e apprezzato. Abbiamo inteso costituire l'associazione appunto dei borghi più belli per l'Abruzzo e per il Molise in un unico soggetto, presieduto da me, così come chiesto dall'Assemblea, ma soprattutto 27 municipi che a questo punto hanno un soggetto tramite il quale potranno dialogare con tutte le istituzioni ai più alti livelli per consentire a noi stessi di reperire ulteriori risorse che serviranno proprio per attivare un piano marketing turistico territoriale unitario. Insieme cercheremo di far valere sempre di più le nostre bellezze, di avere un ruolo molto importante per quanto riguarda il turismo, sia appunto in Abruzzo che in Molise. A livello nazionale cercherò di dare il mio massimo contributo e mi impegnerò notevolmente affinché tutto quanto questo possa avvenire. Abbiamo oggi presentato qui le locandine di tutti gli eventi previsti nei 27 comuni, quindi comuni che hanno, diciamo, dalla loro parte non solo la capacità di presentare i borghi belli e ristrutturati così come lo chiede la certificazione nazionale, ma soprattutto eventi che riescono a suscitare e a promuovere quel clima ideale del Natale, che è sicuramente particolarmente bello se vissuto nei centri storici minori.